Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera, benvenuto. Buonasera. Chi sei? Sono Mattia. E da dove vieni? Padova. Ah, come mai sei qui? Sono qui perché voglio raccontarvi una storia, la mia storia. Okay. Sono stato un atleta della ginnastica artistica italiana, un azzurro. Oh, sweet creature. La ginnastica è una ricerca quasi malata della perfezione e nello stesso tempo, mentre ricerchi questa perfezione, tu senti che stai volando, anche se per pochi millesimi di secondo in aria tu stai volando. Allora, ho iniziato un po' come tanti bambini fanno per gioco e verso l'età di 17 la cosa si è fatta sempre un po' più seria. Da lì ho prime gare internazionali, sono arrivato ai mondiali, a entrare nella rosa olimpica per partecipare poi alle Olimpiadi. 2 anni dopo purtroppo ho rotto il tendine d'Achille e da lì. Quando fai un mondiale e poi ti infortuni e ti dicono che non riuscirai più probabilmente neanche a correre né a saltare né a avere una vita quasi normale, ti cade un po' il terreno da sotto i piedi e mi sono sentito da solo, super da solo. Ho deciso di fermarmi con la ginnastica e ho comprato un biglietto di sola andata per il Sud America. E da lì ho cambiato il mio modo di vedere le cose. Mi sono contaminato di varie discipline e quando sono ritornato in Italia dopo 7 mesi ho deciso di cambiare strada e di scriverla su una bicicletta e raccontare una nuova storia. È bello. Wow. Bello. Siamo curiosi, in bocca al lupo. Faccio. Sono andata a mettersi il magnesio. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. Cause you are the reason why I'm still hanging on. Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the moon. And if death was coming for you, I'd give my life for you. Cause you are the reason why I'm still hanging on. Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming, Mattia, mi hai colpito tantissimo. Passa il fatto che
diciamo, l'incidente ha rappresentato uno step fondamentale nella tua vita, nel senso che adesso si vede che vuoi fare completamente quello che ti piace, quello che ti fa sentire a tuo agio e metterci tutto te stesso, anche perché non è una performance proprio usuale. Di solito il gioco di forza e di ballo ha più ritmo, invece vedevo che all'interno della performance ti prendevi dei tuoi spazi per comunicare qualcosa, e mi è piaciuto molto questo su e giù. Complimenti, Mattia. Grazie mille. Beh, Mattia, è un numero molto espressivo, mi hai anche commosso un po', e tutto questo è arrivato attraverso gesti, no? Tecnici, atletici. Io non ho mai visto niente di simile, quindi bravo, complimenti. Grazie. Beh, devo dire, è stato esattamente esplicito ed è arrivata una comunicazione a me molto chiara, molto forte e molto chiara, tanto da emozionarmi un po'. Mi fa piacere. Beh, diciamo che da atleta posso solo capire cosa provi. Sono sicura che fermarsi un passetto prima di una gara così importante, devo dire che fa male, quindi è una cosa che ti porti dentro, però alla fine la forza di andare avanti, secondo me, è molto più forte di tutto il resto. Io sono contenta che tu comunque sia rimasto sul tuo sport, anche se hai cambiato vita, hai cambiato modo di esprimerti, però di fatto le basi sono quelle, la tua grazia sul palco, la tua forza. Si vede che sei un professionista e si vede da dove vieni, quindi super complimenti. Grazie mille. Grazie. Votiamo, Elio? Io ti dico sì. Grazie. Frank? Anche per me sì. Anche per me sì. E allora sono quattro sì. Grazie. Grazie. Dai. Grazie. Bravo, Mattia. Ciao, Mattia.